Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Rogue Genesia, un gioco uscito ormai, quando vedrete questo video, da più di 2 anni. L'Early Access era previsto di durare un paio d'anni appunto, quindi secondo me ci stiamo avvicinando entro la fine dell'anno l'uscita in 1.0. Vi dicevo, uscito il 19 di settembre del 2022. Costa pochissimo, perché costa poco più di 8 euro ed è un roguelike. Questo è il tipico gioco per cui vale la pena fare un gameplay, diciamo di scoperta insieme. Sembra davvero interessante. È importante assicurarti di avere tutta la possibile esperienza, migliore possibile esperienza. Alcuni effetti come camera shake possono creare discomfort. Ma no, dai, tienili, intanto proviamo. Vediamo come funziona. Allora, è un roguelike, quindi do subito un'occhiata alla grafica, che non è quella giusta per la mia risoluzione, quindi non dovrebbe cambiare assolutamente nulla. E abbiamo il mirino e va bene, no, dovrebbe essere tutto ok. Faccio solo un controllino per vedere se è tutto a posto. Sì, direi di sì. Perfetto. Game options, vabbè, non tocchiamo nulla e lo proviamo insieme, perché sembra davvero interessante, perché si parla di affrontare orde di centinaia o migliaia di mostri sviluppando una propria build. Era entrato nelle Soul Shop, praticamente qua è possibile acquistare, spendendo questa valuta qui rosa, dei potenziamenti permanenti al nostro personaggio ad ogni tentativo. Abbiamo gli achievement e abbiamo l'enciclopedia con tutti i mostri, il bestiario, le Souls card. Queste sono tutte quelle che possiamo trovare in gioco. Game history, quindi c'è anche una storia che, vabbè, noi sorvoleremo. Possiamo scegliere... Allora, vabbè, la mia esperienza di gioco è quella normale, quindi non casual, non ultra casual, lo potete giocare anche così. Quick game dice... allora, cambia i modificatori per ridurre la lunghezza del gioco. Riduce lo stage count per zona da 16 a 10, aumenta il contatore dei mostri 20%. Sì, dai, dato che facciamo un gameplay veloce, facciamolo così, dai. Ok, allora praticamente con Buzzed ci muoviamo e selezioniamo una zona e quindi andiamo nella Dawn Forest. Bellina, perché la grafica ricorda molto quella di Star Ocean, ma anche di altri giochi. Ok, e qua praticamente affrontiamo sul tipico diciamo tabellone che mi può ricordare qualsiasi roguelike, da Faster Than Light ad altri. E io mi metterei non qui ma qui, perché proviamo il forziere. Proviamo. Allora, la tua anima sta diventando più forte, seleziona una soul card. Io scelgo l'arco. Ok, ci muoviamo con Buzzed. Game menu col tab. Abbiamo le Souls card, Banished card, gli artefatti, le statistiche e le game info. Perfetto. Quindi ci muoviamo seguendo queste strade. Adesso non so se ci sia effettivamente una mappa. Comunque vedete che lui sta già attaccando. Ok. Damascus Steel. L'acciaio di Damasco. Da 100 a 103% della potenza. Proiettile magiche, magico o un quadrifoglio? No, faccio più... prendo il quadrifoglio, che fa più fortuna. Vedete, io non sto mirando, Fa tutto da solo. Un po' sullo stile di Vampire Survivor. Però lo trovo, così a prima vista, decisamente più chiaro di tanti altri giochi. Più che altro al momento più rallentato e anche più carismatico, se vogliamo, perché si capiscono meglio i mostri. Agilità, e prendo agilità così ho un movimento più alto, infatti. Adesso iniziamo con... è un po' bassino l'attacco di quest'arco. Ah, praticamente lui attacca, ma probabilmente i mostri più vicini. Devo fare un pertugio qui.
No, devo temporeggiare, devo uccidere tutti questi. Finché il cerchio non si... Ok, no, si è sciolto. Allora, dash... No, durability. Aumento la vita massima. Non so cosa devo fare, devo uccidere 100 mostri. Devo uccidere 100 mostri in questo livello. È carino. Credo sia uno dei più carini insieme a quell'altro che avevo fatto qualche tempo fa, quando ho fatto, diciamo, la famosa live dove nessuno la guardava, dove c'erano proprio le missioni, c'era l'accampamento. Quello secondo me è il migliore, chiamiamolo, Vampire Survival style o like, per quanto io abbia apprezzato certo Vampire Survivor, ma non è il mio tipo di gioco e preferisco qualcosa di un po' più GDR-esco, un po' più, diciamo, ampio e vario. Ok, no, facciamo questo, che iniziamo a fare qualche arma in più. Qua posso puntare e ogni tot del timer, credo, spara. 85, dai che ci siamo. No, li lancia un po' a caso, credo. No, li lancia dove indico io, quindi devo fare attenzione. Perfetto. Lo stage finisce in 3, 2, 1. Perfetto. La grafica è veramente molto bella. 505 monete e card selection. Posso scegliere. Io scelgo una card. Prendo questo. Proiettili addizionali. Perfetto. Next stage. Hai ancora... Ok, prendo anche le monete. Ah, potevo prenderli tutti e due. Ok, andiamo al tesoro. Avessi fatto la partita non quick, sarebbe stata forse un po' più lunga. Avrei dovuto uccidere forse 120 nemici, una roba del genere. Comunque, loot rewards. Posso scegliere una card selection, oro, esperienza o soul gauntlet. Automaticamente attrae il 50% di tutti le soul gem per terra. Sì, lo prendo. Prendo anche l'esperienza, mi fa prendere tutto anche qua. Ice Nova Vine, ogni 10 secondi crea una superficie di 8 metri coperta di sterpali, viticci. Va bene, dai, ok, stiamo diventando più forti. Andiamo avanti, ok, prendiamo questo. Adesso dovremmo già, vedete i viticci che fa qua. Dobbiamo uccidere 160 nemici. Opzionale 44 secondi. E voi spiegatemi come faccio con 44 secondi a uccidere tutti questi nemici, 160 nemici in tutti questi secondi. Però probabilmente avendo magari qualche arma precisa, vedete che qua li immobilizzo tutti. Ogni tot secondi mi fa quell'abilità lì. Vedete che li ha immobilizzati tutti, però non ho ancora niente di così devastante. Devo trovare... Ok, la barra sotto, quella blu, è la barra dell'esperienza. Quindi cerchiamo di mobilizzare questi funghi qui. Quando mi vengono fuori i viticci, che almeno... Ok, li abbiamo immobilizzato. Allora, momentum. Dimensione dei proiettili, perfetto. Dai, speriamo che scompaiano presto, che si riesce a uscire da qui. Sono scomparsi però da soli. Ok, il timer è scaduto, ne abbiamo già uccisi 102, quindi stiamo andando bene. È abbastanza incrementale come gioco, quindi si diventa sempre più forti. Vediamo. L'abbiamo fatto nella metà del tempo di prima, forse. Lo stage finisce, Iron Skin, difesa base, perfetto. E poi ancora, momentum. Ok. Perfetto, abbiamo finito un altro livello. Card selection, sì, dai, e anche monete. Andiamo avanti, andiamo qua, anche se dovrebbe essere un mercante, e possiamo acquistare cura, 11 punti vita, abbiamo speso un tot, vino di fuoco, aumenta la tua potenza, no, weapon polish, no, non compro niente. Spiace. È lunghina fino alla fine. Andiamo avanti.
Devo raccogliere delle fauci, dei denti probabilmente di animali, 5, come missione facoltativa, e in questo caso devo uccidere 320 mostri. Ne stanno arrivando decisamente di più, tra cui c'è un boss, che è quello lì. Quindi cercherò di ucciderlo, l'ho immobilizzato, quindi devo cercare anche di tornare indietro, ma mi è difficile. Shuriken, dai, 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 sempre più armi, sempre più armi, sempre più dannosi. Fatemi prendere questo, il cosciotto. Mamma mia, quanti! Volevo uccidere il... Non so come si usino i consumabili, se è possibile usare i consumabili o se li usa in automatico. Vorrei uccidere il boss, però, così almeno mi prendo un po' di esperienza. Mamma mia, se non me la prende quell'esperienza lì che ho mollato là. Devo fare il giro, andare assolutamente a prenderla. Il boss è quasi andato. Mamma mia, quanti. Ok, ho ucciso un'elite, non era un boss, un'elite. Il timer che vedo in alto è sempre cumulativo. Sì, aumento la speranza di critico. Aumento Shuriken di nuovo. Non so se siano cumulative, spero di sì. Intanto io cavalco in mezzo a tutti questi mostri per prendere tutta questa esperienza. Mi servirebbe anche qualcosa che la raccogliesse anche a distanza. Ma non range. Ok, dai, più distanza nei proiettili. Cos'è quello? Beh, stiamo andando alla grandissima, calcolando che dovevo ucciderne 320 e ne sto uccidendo 320. Sì, ce l'ho fatta, è ottimo. Shuriken di nuovo. Aumento della dimensione dei proiettili, più difesa. Perfetto, fatemi prendere altra esperienza. Dai, 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 dai. Bene. Gold, gold. Card selection optional. Reward. Più danno. E la card. Altro arco. Via. Ok, adesso si va avanti in uno dei due. Andiamo qua, così poi ci prendiamo il punto di domanda e vediamo che cos'è. Così vi faccio vedere cos'è. Qui c'è un tizio. Difendi lo shopkeeper. Ah, ok. Che lui perde vita. Praticamente è bellina sta cosa. Cioè, ci vorrebbe così poco a cambiare un gioco classico, che è un Vampire Survivor, con queste missioncine. Devo uccidere... No, devo sopravvivere un minuto e qualcosa. Mannaggia, quello lì è grosso però, eh. Lì è grosso tanto e me lo sta uccidendo lo shopkeeper. È tanto grosso. Ah, beh, li coinvolgo su di me e non su di lui. Giustamente, vengono su di me. È un livello fisso questo, credo. E lo shopkeeper è morto e a breve anch'io. Quindi devo uccidere, devo sopravvivere ancora un minuto. Madò. Via, 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 via. Lo shopkeeper era difficile da tenere lì, soprattutto con l'arrivo di quel coso lì. Comunque, ho finito. Di già. Shuriken, di nuovo. Leprechaun at. Ok, più soldi, più tutto. Dai, fatemi prendere anche questa esperienza qui. Non ce l'ho fatta. Va bene. Card selection, dash. Void, ok, adesso recupero tutto da 4 metri. Andiamo avanti, andiamo qua. Allora, notice board. Trovi un piccolo villaggio, vicino all'entrata c'è una bacheca, ci sono più lavori per essere presi. Goblin extermination fight. Ok, ah, avvia una missione. Una missione dove dobbiamo uccidere i goblin. Vabbè, missione facile, missione... Dobbiamo ucciderne 840. Va bene, finché rimangono su un lato solo, stavo per dire, ma direi che non è il caso, non è questo il giorno. Sì, fortunatamente. Solo goblin, eh. Intanto ho ucciso 1000 nemici. Mi arriva l'achievement di Steam, che non so se vedete. Però, siamo a 160. Sì, io prendo, vado a sentimento, non, c'è anche comunque questi vitigni qui, come si chiamano? Sono comodissimi, fossero solo un po' più estesi. Ok, adesso uccidiamo anche l'elite è quasi andato, perfetto.
attacco più veloce. Iron skin, mi serve vita. Il trucco probabilmente è anche muoversi piano, senza correre troppo e non incrociare troppi nemici. Siamo ormai a metà, quasi. Sono arrivati i funghetti. I funghetti li passo attraverso perché devo curarmi in qualche modo. L'altro elite. Ma molto, molto carino, eh. Da vedere è molto bello. Adesso io ignorerò l'elite perché è veramente forte. Cercando pian piano di di sfoltire, modo di dire. Quanta esperienza. Mamma mia, quanta esperienza che c'è lì da prendere. Dovrei finire adesso. Ok. Clover. Forge d'Iron. Moltiplicatore di forza. Guardati bene, dai, abbiamo completato. Abbiamo preso Golden Goblin Hand. Fa 19.8 danni. Ok. Soldi e Shuriken. Dai, dai, che stiamo diventando fortissimi. Andiamo di là. Questo no. Vedete che vi dà anche il livello. Vi dà, scusate, il parco dei mostri. Enemy level, enemy level. Dai, proviamo questo, poi c'è il boss finale. Poi ovviamente si completa un mondo e si va avanti nel mondo quello totale di gioco, la mappa grande. 700, dai. Siamo diventati anche abbastanza forti. Facciamo anche un buon proiettile al secondo. Sì, più che altro devo tenere puntato col mouse dove devono andare quei raggi blu, credo. Sì, infatti. Beh, dai, stiamo andando anche discretamente bene. È bello perché, per quanto possano sembrare questi giochi stupidi, in realtà vi stimolano l'organizzazione nel breve tempo. Non la mia, ovviamente, visto questo caso. Però iniziate magari a ragionare in anticipo sul movimento dei nemici, la vostra prontezza. E dire, ok, sta arrivando lì, mi muovo piano, faccio sì che si riuniscano, che vadano di qua, che vadano di là, mi sto mettendo in un ginepraio. Ho la vita quasi finita, mi serve assolutamente qualcosa per curarmi. Ma non credo ci sia nulla in giro. 500, ne mancano 200, dai che ce la facciamo. Spero. No. Devo sopravvivere. Ti devo capire dove... Questo. Mamma mia, ce l'ho fatta. Non so come. Dai che ne mancano pochi. Devo attaccare quelli deboli, non quelli forti, perché mi devo uccidere rapidamente. Ok, finito. Botto di esperienza. Spiked shield. Così quando mi vengono vicino prendono danno. Perfetto. Void non l'ho mai preso. Attack speed, dai. Perfetto, ora si va dal mercante e si compra vita. E... card selection. Altro Archon che portiamo a livello 3. Accuratezza. Spike Shield. Runa della lacrità. Ok, ho speso praticamente tutti i soldi, così possiamo andare a provare il boss finale di questo primo mondo. Carica l'altare per l'evocazione. E come lo faccio a caricare? Ok. Si sta caricando, vedete la percentuale in alto a sinistra. E poi verrà evocato il demone. Ok, si sta caricando. Difesa. Mi serve tanta difesa. Ah, devo stare all'interno, ok.
però non si carica. 99, ok, evocato il Goblin Sciamano, perfetto, andiamo subito. Dovrebbe essere qua in alto. 20.000 punti vita. Mi li sto sdomando tutti. 23 metri. Sta provando in tutti i modi a fermarmi. Bello che lancia la boss fight così, che col teleport. Devo puntare sempre a lui col mouse in modo da lanciargli le sfere. E ci vorrà un po', mi sa, perché gli ho appena tolto 1.000 punti, ma ne ha 20.000. Però se rimane solo lui è un conto, dice la pozione. 16.000, e siamo a un quarto quasi. Poi mi sono potenziato bene. Comunque bene o male. Non so cosa intendessero con la build, ma probabilmente la build è intesa a farsi la build in base all'arma che si sceglie e i vari potenziamenti che si vanno a scegliere, probabilmente. Io spero spariscano tutti quei funghi, perché se no è un bel problema. E infatti è sparito. Ok, 10.000, metà vita. Non finisca presto. Ho perso anche quasi metà vita anch'io. Si continua a teletrasportare adesso da una parte all'altra. Spero sia solo una mossa e non continui così, perché sì, infatti era solo una mossa. Dai, 4.000 punti, ci siamo, quasi fatto. Spara, non ci incischi. Stanno arrivando anche altri nemici, ma noi ci difendiamo. 1.900, 1.400, 800. Sono quasi morto. Ce l'ho fatta. Aumento i proiettili, l'accuratezza, l'agilità, la velocità di attacco. Prendo più vita. Ok, size up. Proiettili, range, agilità, shuriken. Questo, celerità, critico. Perfetto, ho fatto un botto di livelli. Ho completato il tutto in 12 minuti. Ho completato la run, ho preso tutte queste cosine qua. Soul Shop, posso andare a comprare. Ne ho 179, posso spendere per avere FE. Sono due potenziamenti e quindi partire Exp Gain. Hanno 200, me ne chiede questo. No, ok, dai, allora potenziamo questo. Power, Max Health, Pick Up Distance, che è comodo, me lo potenzio subito un bel po'. Dash Charges, Reroll. Cos'è Reroll? Beh, lo prendo nel dubbio. Si possono anche cercare le abilità. Bene, carino. E praticamente adesso, andando al menu, c'è il Rank FOE, si è sbloccato, quindi possiamo giocarlo in una difficoltà maggiore. E se io vado avanti, teoricamente, Survival è questo, resisti più che puoi. Se io vado qua, credo, io l'ho finita questa. Non so se... No, non credo. Cioè, l'ho finita io la foresta, però. Non... Save and quit. Strano, però. Se io vado a fare questo... Ah, no, mi sovrascrive il salvataggio. Ok, no. Non so, devo capire. Comunque, ragazzi, questo era Rogue Genesia. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. A me è piaciuto, devo dire. Si può aiutare anche con la traduzione, per quanto non ce ne sia, secondo me, bisogno. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao!